invece un drive-in fu un successo pazzesco, la gente tornava a casa per vedere drive-in e fu epocale. Partimmo, se non ero, di martedì, poi finimmo di domenica, e a un certo punto mi squilla il telefono, mi chiama un signore che si chiama Enrico Vanzina, mi dice: dovresti venire a Roma perché io e mio fratello Carlo ti dobbiamo fare una proposta. Scendo a Roma, arrivo al Grand Hotel, mi aspettano Carlo ed Enrico. Roba seria. Arrivo. Non pizzefighi. No, che venivano dai successi che hai appena raccontato assieme a Jerry. E mi dicono: vogliamo fare questo film sugli Yuppies, questo film su questo mondo dei manager rampanti. Ci sono quattro protagonisti, e quindi mi dice: ci sono Jerry Galà, c'è Boldi, c'è De Sica, e se ti fa piacere ci sei anche tu. Io ho detto: datemi la penna, prima firmo e poi casomai guardiamo le clausole contrattuali. Insomma, e lì è partita questa storia meravigliosa che mi ha portato a fare Yuppies, Yuppies 2, Monte Carlo Gran Casinò. Anni 60, anni 50, che era bellissimo, mi faceva questo maresciallo che andava a Capri, che era stupendo. Lo adoravo. Sì, e Arturo Colombo.